Presentiamo adesso questo percorso interdisciplinare sulla primavera. Anche se possiamo osservare solo dalla finestra i cambiamenti della natura, per gli alunni dell'IC Cremona 1 l'arrivo della primavera ha sempre segnato il momento della giornata della poesia. Ogni anno è tradizione nel nostro istituto affrontare lo studio del testo poetico. E quest'anno avevamo pensato di prendere in considerazione Gianni Rodari, di cui ricorre il centenario della nascita. Siamo partiti da questi due testi poetici sulla primavera di Rodari, di cui proponiamo la lettura, ma proprio perché riteniamo che un lavoro non debba essere mai isolato nel percorso di apprendimento dell'alunno, abbiamo pensato ad agganci interdisciplinari. Infatti, nella pagina È arrivata la primavera del nostro blocco degli appunti, abbiamo inserito due brevi filmati che spiegano i movimenti della Terra che determinano l'alternarsi delle stagioni. La Terra compie due Come movimenti potete vedere, con rotazione i su filmati molto brevi e semplici. Non solo, proprio per rendere più chiaro possibile il percorso e quindi avere che far sì che gli alunni possano capire questi concetti, siamo ricorsi anche a un cartone animato che trovate appunto qua sotto. In questo cartone animato viene spiegato in modo molto simpatico e semplice l'alternarsi del giorno, della notte e delle stagioni. Poi abbiamo pensato di proporre un testo, La leggenda di primavera, e questo testo, che dovrà essere letto appunto con molta attenzione, ricordiamo che dentro questo blocco degli appunti di Office 365 è prevista la funzione dell'immersive reader, quindi che aiuta nella lettura gli alunni. Dopo appunto questa lettura abbiamo pensato a tre semplici domande di comprensione, domande aperte che abbiamo inserito attraverso Forms, che si integra perfettamente appunto nel blocco degli appunti. Poi il collega Antonino Campisi, che nel nostro plesso gestisce il progetto Il Piccolo Conservatorio, ovvero un percorso di avvio alla musica e all'uso di strumenti musicali, ha proposto in questa pagina alcune brevi informazioni sulla composizione della primavera di Antonio Vivaldi e poi, come potete vedere, ha proposto anche una serie di attività specifiche legate all'intensità fra il forte e il piano, quindi attività di tipo musicali. E poi qui possiamo appunto vedere il video che ripropone questo brano famosissimo. Proprio perché il percorso didattico interdisciplinare è quello che noi privilegiamo, abbiamo pensato anche di inserire un lavoro di arte e di immagine per educare gli alunni al gusto del bello e a sapere leggere gli elementi di un'immagine. E quindi abbiamo pensato a questo PowerPoint nella quale è possibile appunto visionare alcuni quadri molto famosi, come per esempio la primavera del Botticelli, piuttosto che il ramo di mandorlo in fiore di Van Gogh. Ed infine, proprio perché riteniamo fondamentale richiedere sempre agli alunni di essere protagonisti del loro percorso di apprendimento, ecco che qui potranno trovare alcuni suggerimenti per realizzare dei lavori sulla primavera con materiali che possono trovare in casa e materiali appunto che possono essere riciclati. E con tutti questi oggetti è possibile creare così delle libere interpretazioni sulla primavera. Proseguiamo il nostro percorso sulla primavera alla scoperta dei fiori che caratterizzano questa stagione. Ecco che abbiamo realizzato la presentazione con PowerPoint
dalle margherite che possono trovare nei prati, ai tulipani, dai colori sgargianti nei giardini, i narcisi, i fiori del ciliegio nei nostri orti. Abbiamo poi chiesto ai bambini di provare ad utilizzare Scratch 3.0 e abbiamo preparato questo semplice progetto dove cliccando sul fiore realizzato il fiore cambia colore. In realtà lo script è davvero semplice, anzi possiamo dire basilare. Quando si clicca sullo sprite, passa al costume seguente. Questo per diversi motivi. Innanzitutto perché stiamo lavorando con bambini di 7 anni e siamo proprio alle prime armi con Scratch. Secondariamente, volevamo lavorare sui costumi e concentrarci sulla creazione di uno sprite invece di utilizzare quelli già fatti. E poi abbiamo preferito lanciare uno script molto semplice e lasciare ai ragazzi la possibilità di implementare questo lavoro secondo la loro creatività e la loro fantasia. Abbiamo ovviamente inserito un breve tutorial registrando il video e caricandolo su YouTube e poi abbiamo dato dei suggerimenti su come possono lavorare con Scratch, prediligendo la situazione offline, perché ci dà più sicurezza, i bambini possono lavorarci anche senza avere al fianco l'adulto. Infine abbiamo invitato i bambini a condividere i loro lavori. Abbiamo proseguito poi con un lavoro di scienze, un breve cartone animato realizzato con Powtoon sulla classificazione dei vegetali. Per inserire poi l'idea trovata sul web di costruire con materiale di recupero il fiore e indicarne le sue parti. Siamo poi passati a considerare gli animali in primavera. Qua abbiamo preparato un semplice Sway che presenta la reazione degli animali alla nuova stagione, quindi chi esce dal letargo. Ed infine uno strumento immersivo molto interessante, ThinkLink. ThinkLink permette di utilizzare immagini anche a 360 gradi per così dire farle parlare. In questo caso abbiamo presentato un lavoro sulla biodiversità, inserendo immagini. Testi e spiegazioni più approfondite.